12 luglio. Guai a te, Corazin. Guai a te, Bethsaida. Il Signore chiama in giudizio Tiro e Sidone e ogni altra città pagana, perché ritenute responsabili di non aver camminato secondo la sua luce versata invisibilmente nel loro cuore, nella loro coscienza. Sapevano ciò che è bene e ciò che è male, non hanno operato il bene, si sono lasciate conquistare e sedurre dal male, sono responsabili. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro, così dice il Signore Dio. Poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto, io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza e ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò, così dice il Signore Dio, poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore. Ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora, io sono un Dio di fronte ai tuoi uccisori, ma sei un uomo e non un Dio in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi. Perché io ho parlato, oracolo del Signore. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, intona un lamento sul principe di Tiro e digli, così dice il Signore tuo Dio, tu eri un modello di perfezione, pieno di sapienza, perfetto in bellezza. In Eden, giardino di Dio, tu eri coperto d'ogni pietra preziosa, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici e diaspri, zaffiri, turchesi e smeraldi. Ed oro era il lavoro dei tuoi castoni e delle tue legature, preparato nel giorno in cui fosti creato. Eri come un cherubino protettore ad ali spiegate. Io ti posi sul monte santo di Dio e camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Perfetto tu eri nella tua condotta, da quando sei stato creato finché fu trovata in te l'iniquità. Accrescendo i tuoi commerci ti sei riempito di violenza e di peccati. Io ti ho scacciato dal monte di Dio e ti ho fatto perire, o cherubino protettore, in mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si era inorgoglito per la tua bellezza, la tua saggezza si era corrotta a causa del tuo splendore. Ti ho gettato a terra e ti ho posto davanti ai re perché ti vedano. Con la gravità dei tuoi delitti, con la disonestà dei tuoi commerci hai profanato i tuoi santuari. Perciò in mezzo a te ho fatto sprigionare un fuoco per divorarti. Ti ho ridotto in cenere sulla terra, sotto gli occhi di quanti ti guardano. Quanti fra i popoli ti hanno conosciuto sono rimasti attoniti per te. Sei divenuto oggetto di terrore, finito per sempre. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, volgiti verso Sidone e profetizza contro di essa. Annunciale. Così dice il Signore Dio. Eccomi contro di te, Sidone, e mostrerò la mia gloria in mezzo a te. Si saprà che io sono il Signore, quando di essa farò giustizia e manifesterò in essa la mia santità. Manderò contro di essa la peste, e il sangue scorrerà per le sue vie. In essa cadranno i trafitti di spada, e questa da ogni parte la circonderà, e sapranno che io sono il Signore Dio. Ezechiele 28:1-23. Se il Signore vede la consapevolezza di queste città, che mai hanno ascoltato la sua parola e mai hanno visto il suo miracolo, cosa ne sarà di Bethsaida, di Corazin, di Cafarnao, città nella quale Gesù ha riversato tutto il suo amore, la sua misericordia, i suoi segni potenti, la sua divina parola? Di ogni dono di Dio siamo responsabili. Allora si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Bethsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi
che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo, fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Matteo 11, 20-24. Che ne sarà di noi cristiani che ci nutriamo vanamente dell'Eucaristia, che inutilmente riceviamo il suo perdono, che stoltamente ascoltiamo la parola di Gesù, che siamo stati fatti suo corpo, sua vita, tempio vivo dello Spirito Santo? Responsabilità grande. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, liberateci da ogni sordità. Thank you.